Sebi Torrisi, Creative Solutions. Qualche video fa abbiamo visto come installare un corpo illuminante di recupero qui sulla mia testa, proprio al centro del tetto del garage, concentrandoci sull'aumento dell'efficienza luminosa quando un corpo illuminante viene recuperato, pulendone le parti. Durante il video mi è scappata la parola LED e qui si è scatenata un po' una reazione da parte vostra, che giustifico, perché poi alla fine avete visto che all'interno del corpo illuminante ci stava ugualmente il reattore elettronico che permette l'accensione dei tubi fluorescenti che ci stanno all'interno. Il video era destinato alla conversione di un corpo illuminante da tubi fluorescenti in neon a LED e poi ha preso un'altra piega, proprio perché ho ritenuto che l'aumento dell'efficienza luminosa in un corpo illuminante può essere ottenuto iniziando appunto dalla pulizia delle parti. Quindi oggi, per farmi perdonare, vi mostro dal recupero di un altro corpo illuminante più datato, formato da due tubi fluorescenti da 120 cm, la conversione verso la tecnologia LED, quindi utilizzando due tubi da 120 cm a LED, e vediamo quali operazioni bisogna compiere quando vogliamo effettuare questo tipo di conversione e perché. Che poi alla fine il motivo che ci spinge ad effettuare questo tipo di conversione sicuramente è dettato da due fattori principali, forse gli unici: quello dell'aumento dell'efficienza luminosa svecchiando il corpo illuminante, quindi evitando di sostituirlo, e poi quello di ridurre i consumi, nonostante un tubo LED sicuramente costa un po' di più del tubo fluorescente. Sicuramente un altro fattore che poi praticamente assume un'importanza leggermente inferiore a quelle che ho elencato è il fatto che questo ha un'accensione immediata, diversamente dal tubo fluorescente che ha un transitorio prima che questo si accende del tutto. Nel vecchio corpo illuminante il tubo neon fluorescente è un 36 watt e un T8. T8 è lo standard che ci permette appunto di individuare un modello compatibile. Quindi, confrontandolo con il modello a LED compatibile, vediamo appunto che qua abbiamo dichiarati 18 watt, per cui già un motivo che ci spinge a fare questa conversione è sicuramente quello del consumo. E oltretutto abbiamo dichiarato, nel caso di questo modello che ho preso, ma ne esistono tanti altri equivalenti, 2250 lumen di luminosità, con un'intensità luminosa che tende al freddo. In questo caso è come se in questo corpo illuminante gli impianti fossero due, perché ci sono due reattori alimentati in parallelo, quindi ogni reattore permette l'accensione di un tubo fluorescente coadiuvato da uno starter, questo aggeggino cilindrico qua che ogni tanto abbiamo cambiato quando il neon stende ad accendere, che appunto permette l'innesco dell'accensione insieme allo starter per regolare appunto l'intensità di corrente che serve al tubo neon fluorescente per accendersi. Do alimentazione un attimo al vecchio sistema, 2-3 secondi per accendersi, quindi questo è un valido motivo per effettuare questo tipo di conversione, che vedremo che sarà di estrema facilità se diciamo focalizziamo alcuni passaggi, però non vuol dire che chiunque si può avventurare, se non sicuro di quello che fa, a effettuare questo tipo di conversione. Si raccomanda appunto di fare questa conversione, l'installazione dei nuovi tubi e LED, a qualcuno specializzato, a un installatore di fiducia, a personale qualificato. Quindi ricordatevi, se non siete sicuri di quello che fate, questo video prendetelo come una sana teoria o un valido spunto da inoltrare al vostro installatore di fiducia. Quindi togliamo alimentazione ed effettuiamo questa operazione appunto in assenza di corrente. Un nuovo tubo LED, come vedete, ha le stesse caratteristiche geometriche, anche se all'interno sentiamo che il materiale è proprio diverso. E sicuramente troveremo due terminali, uno dei quali è contrassegnato con input, quindi il verso è importante, almeno in questa marca, che eventualmente vi lascio in descrizione, ma ne esistono tante altre equivalenti. Quindi si raccomanda di individuare il lato input, perché le strade per alimentare correttamente un tubo LED dove vogliamo effettuare una conversione o addirittura un'installazione completamente nuova sono due,
che poi riconducono sempre alla stessa strada. Alimentare semplicemente questa parte di terminali col neutro e con la fase, sia in questo momento tramite dei morsetti mammut alimentassi con neutro e con fase, questo tubo LED si accende tranquillamente. E con i tappini in dotazione, che di solito li troviamo anche nelle altre marche, chiuderò questa parte terminale. Allora, a cosa serve questa parte terminale? Perché se ci viene male a disattivare la vecchia circuiteria costituita da reattore e starter sul corpo illuminante, anche perché questo potrebbe trovarsi sul soffitto e quindi ci costringe a operare sulla scala, possiamo installare il tubo LED direttamente sul vecchio circuito, seguendo alcune precauzioni. Innanzitutto sostituendo lo starter con uno, e vediamo se lo trovo, di solito lo troviamo in dotazione, eccolo qua, che in realtà è un finto starter. Qua dentro ci sta un ponticello, non è uno starter vero e proprio, ma ha la stessa forma proprio per effettuare la conversione. Quindi va rimosso quello vecchio e messo questo di qua, che rappresenta un vero e proprio ponticello, a meno che noi riusciamo ad individuare i terminali che andavano sul vecchio starter e cortocircuitarli. Rimossi quindi i vecchi starter, dobbiamo sostituire il vecchio con il nuovo. Non ci possiamo sbagliare, anche perché il nuovo è molto più leggero, non è altro che un ponticello che con lo stesso montaggio dello starter ci permette di raggirare il problema e riadattare la vecchia circuiteria per il nuovo sistema. Adesso ci toccherà stabilire il verso del montaggio, perché come abbiamo visto prima il tubo LED ha un verso segnato con input, almeno la casa che lo costruisce consiglia questo. Secondo lo schema fornito all'interno della confezione, il verso dove c'è l'input, quindi il morsetto di input tra questo e questo, è quello dove arriva il collegamento diretto del reattore. In questo caso il reattore di questa fila dove verrà montato questo tubo LED è questo. Se noi lo seguiamo a un polo di alimentazione, questa è la morsettiera di alimentazione, poi esce da qui e questo filo va a finire direttamente su questo morsetto. Bene, questo è quello di input, quindi il tubo LED verrà montato in questo modo. Stesso ragionamento per l'altro tubo LED, quindi per l'altro mezzo circuito. Vi ricordo ancora che sono due circuiti a reattore più starter più tubo fluorescente paralleli che stiamo convertendo al nuovo sistema di tubo LED. Prima del collaudo ci tengo a ringraziare per il supporto CME, Centro Materiale Elettrico, che mi permette di testare dei prodotti e fare qualche prova su banco prima di creare i contenuti di questo tipo che condivido con voi. Centro Materiale Elettrico, tutto in descrizione. Accensione istantanea, già sicuramente si percepisce un'intensità luminosa superiore. Aspettate che faccio diventare... Ah, ci siamo! E non si sente neanche il ronzio tipico dei sistemi più vecchi di tubi neon fluorescenti. Adesso vorrei fare una prova, faccio il downgrade, minchia l'avrò detto bene, di un tubo, quindi lo smonto, rimonto quello vecchio, cambio lo start, rimonto quello vecchio e vediamo la differenza, se si percepisce qualcosa. Ecco qua, quindi questo è il tubo fluorescente, questo è il tubo LED. Oltre all'intensità luminosa, il fatto che la distribuzione della luce è uniforme, c'è anche un discorso sia di consumo che di riscaldamento. Io percepisco una temperatura sicuramente superiore sul tubo vecchio rispetto al tubo LED. Conversione di un corpo illuminante formato da tubi neon fluorescenti a LED completata. Io spero che il video sia stato di vostro gradimento. Questo corpo illuminante non so dove lo installerò, forse lo renderò mobile per agevolare l'illuminazione durante le riprese, o forse andrà a finire in un altro posto. Fatemi sapere cosa ne pensate attraverso i commenti, seguitemi su tutti i social, anche su Telegram, per diciamo monitorare lo stato del canale e dei progetti che avanzano via via per essere poi pubblicati
di solito i fine settimana, e io vi saluto, quindi da Sabitori è tutto, grazie e alla prossima.